in realtà questo progetto è stato svelato, ma solo in parte. Proprio oggi, diciamo, vi faremo vedere questo studio, diciamo, inedito, se vogliamo. E la cosa che stupisce è che ancora oggi si possa imparare a fare nuove scoperte dai nostri monumenti. Sembra una banalità, però se pensate anche, non solo a livello di teoria o di studi, ma in senso fisico, pensate agli affreschi ritrovati che sono appunto stati recuperati solo da poco tempo, grazie anche al recupero dei restauratori nella Basilica di Santa Maria Novella, e che sono stati appunto resi pubblici solo da poco. Però in questo caso non parleremo di affreschi ritrovati, non parleremo di opere perdute e fatte di nuovo vedere, ma di un monumento, perché per me la facciata di Santa Maria Novella è un monumento in sé, un monumento che è stato studiato, fotografato, celebrato, è veramente conosciuto. Com'è possibile che ancora oggi, nonostante gli studi, gli rilievi fatti, si possa ancora imparare a scoprire nuove chiavi di lettura e nuove interpretazioni? A questa domanda cercherà di rispondere Elena Bastianini, che è una storica dell'arte, una giovanissima storica dell'arte, che ha intrapreso un percorso di studi che l'ha portata poi a fare una tesi proprio su Leon Battista Alberti, e in particolare poi a sviluppare un progetto sulla facciata albertiana. Ora poi lei sarà la protagonista indiscussa di questa conferenza, però vorrei presentarvi anche gli altri relatori che sono altrettanto importanti. Abbiamo con noi il presidente dell'Opera di Santa Maria Novella, come sapete l'Opera per Santa Maria Novella è fatta da Daniele Cara, come sapete l'Opera di Santa Novella è un'associazione senza fini di lucro che si occupa della gestione e non solo, ma anche della manutenzione della Basilica di Santa Maria Novella in particolare, e anche degli annessi architettonici, parlo per esempio del campanile o del chiostri, che sono attualmente sotto restauro. È un restauro importante che l'Opera sta incoraggiando fortemente e volendo fortemente. Di questo magari vi parlerà nello specifico padre Daniele Cara. E poi siamo veramente onorati di avervi con noi un personaggio che, diciamo, è stato protagonista della disciplina architettonica, ma non solo, è uno storico dell'architettura, un teorico del restauro, e pensate a perfino una pagina Wikipedia dedicata. Stiamo parlando ovviamente di Marco Benzi-Parteschi, che oggi è venuto qui proprio per questa conferenza e ci aiuterà anche a capire quali sono gli studi fatti da Elena e a commentarli certamente da un professionista del settore. Lui è un teorico, ma non solamente a livello, diciamo, di studi, ma anche a livello fattivo, perché sono tantissimi gli interventi che lui ha curato personalmente. Ora io mi sono scritto perché è veramente difficile ricordarsi di tutti. Vabbè, cito solo alcuni: Palazzo della Ragione a Milano, Biblioteca Pazienza a Ravenna, Palazzo Gotico di Piacenza, la Palazzina Reale, la Stazione Santa Maria Novella, le Officine della Piaggia, le Terme, il Domo di Pezzuoli, Terme di Bezzieri, il Parco di Tratorino, a cui sono particolarmente affezionato, e potrei continuare, però preferisco poi che il professore lo dica personalmente, oppure vi potete informare da soli. E lascio subito la parola a Fabio Daniele, e buona conferenza a tutti, e grazie. Bella, a qualcuno che l'ho invitato personalmente, gli ho detto cosa viene, forse ti piace da molto. Perché io l'ho visto diversi mesi fa, prima che fosse, diciamo, posto il video con la voce da grande, con la musica, quindi le prime cose le finite così, poi non l'ho più visto, confesso, e cerco, e lo potrò ancora meglio oggi, perché rimasi abbastanza, come dire, affascinato quando vedi questi movimenti di questa. Quindi quello che vedrete adesso sarà interessante, oltre a quello che sarà detto. Io non devo fare relazioni, se non dire che non da ora l'Opera di Santa Maria Novella o per Santa Maria Novella, sì, è una situazione fatta dai frati fondamentalmente, però per gestire un complesso che non è dei frati, qualcuno si meraviglierà, perché veramente la gente che dove in casa, dove non vede, dove è del governo, dello Stato, del Ministero dell'Interno, quindi lo deve anche nominare in qualche modo, i proprietari. Quando ci furono le leggi avversive, le chiese in generale, quanto apparteneva alla chiesa, sacrestie, diciamo anche
quanto era necessario, perché la liturgia sono andati al Ministero dell'Interno. I conventi, tipo qui, tipo San Marco, penso quelli domenicani, ce cioè, ne sono anche gli altri ordini, sono o del demanio, come quello di San Marco, per esempio, oppure sono del comune, come nel caso nostro. Tutta la zona, dove c'erano i carabinieri, ma tutti i chiostri, erano tutti chiostri in questo complesso, sono di proprietà del comune, va bene? Questo per spiegare un po' la situazione. Noi siamo ospiti in qualche modo. C'è una convenzione tra il FECHE, che è il dipartimento che cura queste chiese, ce n'ha, stanno aumentando, mi pare, 830, mi diceva la viceprefetta, in tutta l'Italia, che lo Stato dovrebbe custodire e preservare e valorizzare. L'opera è sorta proprio per, diciamo, per conservare, valorizzare e poter trasmettere a chi verrà dopo di noi che possa godere delle bellezze che sono, no? Cioè, proprio sicurezza, che nasce per una manutenzione che noi abbiamo richiesto per 5 anni alla sovrintendenza, perché possiamo in qualche modo studiare i particolari e vedere dove c'è necessità di pulire, togliere la polvere che si è ammassata per secoli, penso io, e anche di, in attesa di fare poi restauri. Per esempio, il Chiostro della Veglia è solo un lavoro di mettere a sicurezza in modo tale che la gente che entra non abbia in qualche modo a soffrire dei danni, e questa è la nostra responsabilità. Un altro lavoro che comincerà proprio lunedì è quello di conoscere la situazione interna della sicurezza, delle arcate, e quindi ci sarà, è stato fatto già una ricerca con un drone, in modo da vedere che non siano zone di pericolo e così via. Dopo di questo ci sarà un ragno da lunedì di stare alla chiesa un pochino faticoso, nel senso che forse non sono i giorni più adatti, perché si andrà in ogni zona della chiesa in alto, perché non puoi fare continuamente le strutture che costerebbero tanto, ci vorrebbero. Sarà un ragno che per diversi giorni, con i diversi competenti, che sarà studiata ci siano pericoli o ci siano situazioni sulle quali dobbiamo intervenire. Il discorso è diventato un po' noioso, sono partito dalla bellezza del video e l'ho finita a parlare delle cose, però questo continuamente è necessario, oltre che restaurare in continuo le opere d'arte che sono presenti nella Basilica. L'avete appunto è stato accennato, mi pare, già, degli affreschi ritrovati dietro le pale basiliane, ed è un lavoro che continua. È uscito un volume su 3 altari, diciamo così. Per fare che la prima domenica del mese, il sabato prima e il venerdì prima, sono aperti, ve lo dico per chi volesse conoscere e visitare, la prima domenica del mese sono aperti in modo che potete vedere sia le pale, che si muovono attraverso un archingegno, e sia gli affreschi che sono stati ritrovati e restaurati dopo. Stiamo continuando anche in questo lavoro. Va bene, tutto per dire, si cerca di fare per quanto è possibile quello che il servizio che ci viene richiesto, e lo facciamo attraverso la competenza delle persone, dei professionisti, alcuni fissi, altri che dobbiamo chiamare volta per volta. L'altro giorno vi ha fatto per programmare il lavoro di lunedì, eravamo in 11 persone, perché il lavoro si svolga in maniera armonica e ciascuno sappia i tempi dei suoi interventi, anche quando si mettono le mani in cose antiche, sappiamo bene, possiamo programmare che i tempi non ritornano. Questo chi lavora, diciamo, in generale nei restauri, le cose lo sa benissimo. Va bene, grazie per la vostra presenza, ringrazio l'architetto Denzi Bardeschi, che personalmente lo conoscevo, ringrazio Elena Bastianini che ci ha offerto questo strumento di conoscenza migliore della facciata di Santa Maria Novella, e anche direi, ripeto ancora, poi non voglio essere smentito, ma non sono smentito, ci farà anche gustare proprio quanto abitualmente, casomai, non vediamo quando guardiamo la facciata. Grazie a tutti.
vedo comunque il video e poi dopo parliamo, però la parte che mi piaceva, diciamo che il video è la punta di un iceberg, però l'ho fatto proprio per fare in modo che chiunque passi in Santa Maravella ancora si sorprende in maniera diversa a guardarla, quindi volevo lasciare il video parlare per primo. Grazie. Oppure dando priorità a certi elementi piuttosto che altri con delle sequenze particolari è riuscito a arrivare a quello che avete visto oggi. Quindi do subito la parola a Marco De Zibardeschi. Grazie. Allora, voi avete visto questa ricerca molto impegnativa e sostenuta con molta grinta e insomma da sola, perché all'inizio che ho avuto la fortuna di conoscere da Elena Bastianini, che riapre sostanzialmente, come capite da questo stimolante progetto visivo, tutto il problema della lettura profonda della fabbrica. Della fabbrica siamo abituati a leggere così in superficie, e naturalmente è un campionario, una specie di enciclopedia visiva di simboli, di elementi che rimangono alle fonti. Ecco, quindi io ho avuto la fortuna di conoscere Elena, ma questo è un tema sul quale di lungo durata, insomma, credo che per chiunque lo sia, lo sarà in futuro, quindi riapre la sua ricerca. Nel senso della conoscenza più approfondita del personaggio Alberti, un'opera dichiaratamente d'autore, databile esattamente, in un modo fino a poco tempo fa inedito, fino agli anni 70 inedito, cioè non è l'ultima opera dell'Alberti a Firenze. Alberti è nato nel 1404 e morto nel 1474. Ma come c'è scritto sul, come avete letto, Giovanni di Paolo Ducellai, che è lo sponsor, insomma, il committente, e la data è 1470. Su questa data tutti i libri di storia dell'arte la inserivano alla fine dell'itinerario albertiano, cioè quando lui ormai era già lontano fra Roma e soprattutto Mantova, e invece noi abbiamo avuto la fortuna, in occasione nel 1970, quindi esattamente 500 anni dopo, no? Di approfittare della possibilità di ponteggi che erano stati messi davanti alla facciata per la sua verifica e per il suo restauro, di cui aveva bisogno sicuramente, da parte del comune e col professor San Paolesi. Quindi è un'indagine nata all'interno dell'Università di Firenze, dell'Istituto da poco nato allora di restauro dei monumenti, da lui diretto, ci fu la possibilità di fare un rilievo della sola parte sinistra, che peraltro è anche quella più autentica, perché come voi sapete le volute, delle due volute, destra e sinistra, quella di destra è stata completata solo negli anni 20, 1928, come mostrano molte fotografie, disegni, anche in casa Ducellai, era soltanto dipinta, quindi era un'opera, diciamo, che alla distanza di tempo non era ancora
mentre la parte di sinistra, diciamo, è sicuramente originaria di Campi, di Giovanni di Bertino, dei suoi grandi e bravissimi collaboratori. In questa occasione del rilievo, a questa occasione noi eravamo arrivati addirittura da una tesi di laurea. Ecco, nel 62 io ho avuto l'occasione di fare una tesi su San Pancrazio, sul complesso di San Pancrazio, che poi si è rivelato veramente connesso, interconnesso strettamente con questa facciata. Perché? Perché c'è una cappella Lucellai in Santa Marinella e c'è una cappella Lucellai, della famiglia Lucellai, in San Pancrazio, quindi la chiesa del quartiere e la chiesa della parrocchia di Giovanni di Paolo, che evidentemente è il promotore di questa iniziativa. Da una fortunata ricerca d'archivio venne fuori un documento estremamente interessante, da quale partita tutta la nuova revisione storiografica della collocazione temporale della facciata, ad archivio di fatto di Firenze, che è un impegno dello stessa famiglia Lucellai a vincolare i soldi, i denari che avrebbero avuto vendendo quella vasta tenuta di Poggio a Caiano, che poi comprerà Lorenzo dei Medici per farci la Villa Medicea, in favore, c'era scritto Giovanni Paolo, il documento del 1440, in favore della realizzazione di un'edicola votiva che ripeta tipice et figurante, cioè come tipo e come misure, il sepolcro di Cristo, secondo la pietistica, la diffusione proprio diciamo liturgica dell'effetto europea, a scala europea del Santo Sepolcro. Sono stati grandi studiosi tedeschi che hanno studiato questa diffusione, Santo Sepolcro, tutti i luoghi dove c'è scritto San Sepolcro erano luoghi dove si replicava, evitando in qualche modo il lungo pellegrinaggio edifici a Gerusalemme, e sì, luoghi di ottenimento della grazia divina. Ecco. E quindi la città di San Sepolcro, sapete, sulla via di Fiesole c'è un Santo Sepolcro, cioè, e così. Ecco, e quindi, diciamo, giunto al massimo del suo riconoscimento economico, era il più ricco del quartiere, Giovanni di Paolo Lucellai, nell'ambito, nell'ambiente stimolato da Alberti, dall'incontro con Alberti, che farà il palazzo poi e di via della linea, si offre in qualche modo, o viene, gli viene proposto, io penso da Alberti, in qualità di diciamo di aggregato alla corte del Piano IV, che sta nella chiesa, risiede più di 3 anni, c'è anche l'appartamento attuale, no? Di Santa Maria del Vecchio, gli chiede, cioè, matura questo progetto, che mi sembra facile vedere l'energia di Alberti, che insomma gli propone sostanzialmente di patrocinare questa opera pietosa, realizzare, cioè la copia identica del Santo Sepolcro, dice il documento, all'interno della cappella Lucellai di Santa Maria o di San Pancrazio, appunto della sua parola, come più gli piacerà. È chiaro che questo impegno pietistico e di sostegno, il Lucellai, sempre stimolato da Alberti, gli associa quello del completamento della facciata. Non a caso, avete visto sopra l'attico, con le 15 stelle, quest'attico distanziatore, con le vele dell'Alberti e questa, diciamo, questa distanza dalla Terra, che è proprio di pianeti, insomma, di presenze stellari, c'è un tempio al Sole, un tempio a Giove. E quindi qui basta, molti di voi hanno letto e hanno avuto il piacere di leggere il dell'edificatore dell'Alberti, e è continuo il riferimento agli dèi, a Giove, agli dèi pagani. Ma perché? Allora, come si concilia questo riferimento al paganesimo, che poi sarà ripreso nel Cinquecento Fiorentino da Francesco, appunto, proprio a Platolino e da altri voi, in un momento in cui di massimo splendore, diciamo, del concilio? Questo è il primo punto che in qualche modo abbiamo cercato di chiarire.
E quindi nel 1440 naturalmente c'è l'impegno a usare, diciamo, le rendite anche per tutelarsi da funeste, diciamo, incorporazioni improprie dello Stato di allora, caso Pitti lo mostra bene, e Lucio Daia, a favore di questa importantissima opera. Questa importantissima opera però non si poteva fare. Non si poteva fare perché chiaramente c'era già un impegno, avete visto all'inizio, con la famiglia da più di 100 anni dei Baldesi, che avevano in qualche modo il compito, con i loro avelli, della cura del completamento della facciata sulla parte basamentale già realizzata. E soltanto nel 1458 c'è un breve papale, Alberti ancora come nascosto protagonista, che diciamo li libera da questo, cioè mette la e permette l'avvio del cantiere. Quindi il cantiere è 58, poi va avanti. E guardate, il tempietto non si farà più, giustamente, ormai lontano il concilio in Santa Maria, ma si farà in Santa Arcangelo della Cappella dello Cellai, e questo è diciamo l'elemento complementare e unito come progettazione, sia da chi l'ha pensata che di chi l'ha materialmente realizzata, di questa opera. Quindi non si possono pensare staccati. E se andate, ora si può fare, perché entrando nel museo, no, nel museo del Marino Marini, cioè il museo del Novecento, finalmente è stata aperta nel muro una porta a scomparsa, no, che permette subito dall'atrio di entrare nel museo. Quindi è un'operazione da fare, se volete mentalmente, fare l'integrazione di questa genesi delle forme albertiane così ricche e così significative sul piano simbolico. Ecco, quindi diciamo, D'Alberti era rientrato, era un giovane, quando c'è cioè, il concilio, era un giovane fuoriuscito, riammesso dal 28, quindi con la sua famiglia, che naturalmente aveva 30 anni, poco più di 30 anni, 32 anni, quando si trova davanti a quello stupore grande della chiusura della cupola di Brunelleschi, la sua intima amicizia con Pippo, con Donato, con Maso e Masaccio, eccetera. Quindi c'è questo incontro di questa nuova generazione che si accultura. Brunelleschi va a rilevare i monumenti, ma non per riprogettare la pratica, per fare di Firenze una nuova Atene, no, antica, una nuova Atene in tempi di Pericle, insomma. E allora voi capite che Donatello vanno a misurare e ne viene fuori il codice classico degli innocenti e così via, di Brunelleschi. No? E di fronte a questa cosa Alberti scrive la pittura, cioè il tratto sulla pittura, rendendo onore a questi con i quali stava già però collaborando. Dove? Lo vedremo fra un attimo. Sulla scarzella della sagrestia vecchia di San Lorenzo, Brunelleschi realizza la chiesa, realizza la sagrestia, e nel cielo della sagrestia vecchia vedrete c'è una raffigurazione zoomorfa, animata, insomma, di fumetti, se volete, di tutte le varie costellazioni, della posizione del cielo, e su questo molto hanno discusso gli studiosi, ma alla fine avevano capito che si riferiva all'anno di inaugurazione della cappella, è il 1425. Quindi Alberti in questa operazione si trova a lavorare insieme a Benozzo Rozzoli, che poi farà in questo anno 56-58, come vi dirà poi fra poco sicuramente Elena, la Cappella dei Magi. Tutta l'identificazione di Lorenzo con i Magi non è casuale, legata all'Accademia e così via. E nei trattati dell'Alberti, che diciamo diventa fondamentale per la sua formazione, da Padova a Ferrara a Firenze, il caso della la Parva di Bria, del Niccoli e di Ambrogio Travezzari, che decidono di donare a Cosimo, sulla quale Parva di Bria si costruisce, da Michelozzo costruisce la biblioteca di San Marco, nominando una serie di esecutori testamentari del Niccoli, fra i quali alla prima generazione si aggiungono
tre nomi che sono quelli dell'Alberti, di Niccolò, del futuro Niccolò V, Tommaso Quadrettuccelli della Sanzana, che era un compagno di studi di Alberti a Padova, ecco. E quindi la piccola biblioteca di San Marco viene ordinata da questi giovanissimi, insomma, bibliotecari, con la passione analoga a quella di Turrini, per esempio, lo capite, no? Che in tutta questa enorme massa di materiali che stanno arrivando da Roma e dall'Oriente, soprattutto, arrivano tutti come dei magi, veramente, con i loro pittoreschi abiti, tutti i sacerdoti, quelli espulsi o comunque che scappavano dall'invasione turca di Costantinopoli. Ecco, D'Alberti, non a caso, è presente l'8 febbraio 1438, viene mandato dalla Puglia a Venezia all'arrivo del cardinale Bessarione. Perché? Perché sarebbe un problema che, siccome c'era un papa e un antipapa che faceva il concilio a Costanza, cerca di rotarlo verso il concilio, questo, che poi diventerà quello di Santo Filomena, che in quel momento succede a Ferrara. Per poco tempo poi si sposta qua per motivi di peste, di insicurezza, diciamo. Quindi D'Alberti è il primo, diciamo, che tocca con mano questi manoscritti, ha la possibilità di classificarli per banchi, di scienze, manoscritti non solo bizantini, non solo i famosi geroglifici, ma anche altri, molti altri sul cielo. Questa è una grande classificazione, c'è un bellissimo studio di Stadler e Ulm, se andate in quella parte, questi manoscritti sono dove ora? Sono alla biblioteca di San Lorenzo, va bene? Allora, e quindi diciamo, è un patrimonio prezioso. Allora, cosa succede? Concilio, Santa Maddalena si cede l'unità delle chiese, greca, poi armena, copta, eccetera, e soprattutto nel 1439 in Santa Maria Novella si cede questa grande comunanza di intenti, anche se poi durerà poco, vera storia. Ristoria unionis non vere, dice un testimone domenicano dell'epoca, però fra le varie chiese. Pensate alla funzione dell'Alberti, anche, e chiudo questa prima parte, nella presenza a Firenze attiva nello stimolare gare di letterarie, poetiche, come il certamen coronario si tiene in Domo, sulla vera amicizia, ecco, è molto importante, tutti questi, quindi c'è una intensa attività in questo senso, ma anche nella progettazione del concilio, perché lui, anche se affidato a Mitrozzo, questo concilio di Santa Maria, tutto diciamo, il giovane Alberti fa come architetto scenografo tutta la parte della messa in scena dei banchi, della grande chiesa, e cosa molto interessante, un palco che collega Santa Maria a Santa Maria del Fiore, quindi il tema del fiore, che ora vedrete, diventa fondamentale. Volevo ripetere questa cosa per dirvi poi, magari guardando le immagini, quando tu ritieni opportuno. Allora, cosa è successo? Dopo questo documento, noi siamo riusciti a, con una nuova rivista, che di questo è il primo numero, ho trovato una copia, a scrivere questa bellissima e abbastanza ignorata vicenda del rapporto con D'Alberti, con le sue grandi fonti. E guardate le chiamate da ribalta di un personaggio misteriosofico, originario, lontano, come Ermete Trimegisto, ricorre ultimamente D'Alberti, come ricorrono le divinità pagane, greche, romane, ricorrono ancora più questi riferimenti alla prisca teologia, secondo loro, che poi è l'età ellenistica dell'Antico Egitto, quindi alla simbologia dei geroglifici dell'Antico Egitto. E quindi in questo clima fra Egitto e Grecia si consuma tutta la grande avventura dell'Accademia Platonica, della ricerca del significato e della comunicazione dei simboli, dove astrologia, magia, iconologia e tradizione ermetica diciamo coincidono. A questa base sapienziale, questo forse si vede poco perché il precedente qui, sempre a Santa Maria, formidabile, è una specie di grande enciclopedia del sapere laico e religioso.
E questo è il cappellone degli spagnoli, siamo nel 1365, mi sembra, se non sbaglio, più o meno, e che cosa si rappresenta il trionfo dell'ordine di San Tommaso, quindi a sinistra tutte le arti religiose, le sette arti religiose, e a destra le arti invece del clirio e del quadrilio, cioè le arti fondamentali della formazione, dove a ogni disciplina viene associato un protettore, un motore di riferimento, e quindi aritmetica, geometria, astrologia e musica, quadrilio, dialettica, retorica, grammatica, il trivio. Con l'aritmetica c'è il cielo di Saturno e il punto di riferimento è Pitagora, con la geometria Marte, Euclide, con l'astrologia il Sole, naturalmente non a caso lo ritroviamo al centro, e Tolomeo quindi visione cosmologica, quindi si unisce la tradizione religiosa, del pensiero religioso con quella invece pagana. Questa è la grande sintesi. La musica, c'è Giove naturalmente, e c'è l'arabo, c'è Tubal-Cain, quindi comincia a dare molto oltre. Nella parte del trivio, naturalmente la dialettica è Mercurio e il riferimento è Aristotele, per la retorica Venere e il riferimento colto è Cicerone, e per la grammatica la Luna e Pescia. Allora, questa cosa fammi capire, e poi naturalmente tutte le rappresentazioni sono già in qualche modo e gli fa un'orazione fuori la vera e propria. E in questo opuscolo dice: lui era il depositario dell'antichissima sapienza egizia, si sa chi era il padre, si sa che sono i discendenti, e quindi sapeva perfettamente tante lingue, il greco, l'egiziano antico, e quindi era un carice sapienziale. Allora, perché mi è morto il carico? Appresso a me, allevato ed erudito in ottime discipline. Allora, con questa segnalazione, la morte del cane vuol dire semplicemente che tutta questa tradizione che aveva fatto costituire le radici del suo pensare profondo, che si è portato dentro il progetto, non ancora realizzato, di Santa Venerella e anche del Tempietto, in realtà non è più opportuno chiamarla. Ormai la riforma della Chiesa non si può più parlare di Giove e non si può più parlare dei primi, dei pagani. Abbiamo un compito, e quindi dice: tu sei vale canis, elogio a te, tu igitur sei immortale, quindi continuerò a tenerti nel petto, ma è tempo del segreto. Questo è, a mio avviso, uno dei messaggi più interessanti, sottesi, che il cane era simbolo dell'oratorio del sacerdote, vigile e cultore del greci, ma anche il simbolo dell'ordine che ospitava il concilio. Quindi avete capito che ce n'è in abbondanza per lanciare tante bellissime avventure nella cultura, che da noi quasi tutto dimenticata oggi, no? degli antichi, che sono alla base di quelle delle immagini che lei con tanta sapienza ha messo insieme. Grazie. Buonasera, ringrazio Marco Rizzo Barbeschi perché ho voluto che lui iniziasse proprio perché che mai nella mia vita avrei pensato di studiare la facciata di Santa Novella. Ero intenta a studiare l'Alberti e è stato tutti diamo per scontato che siamo senza che una dopo l'altra dava questa impressione di sbocciare. Avendo però molto letto Leon Battista Alberti e conoscendo la profondità della cultura di quel periodo, una cultura umanista che, come diceva Marco Dizzi Bardeschi, è come se fosse volesse inglobare dentro di sé, volesse sia la cultura greca che quella romana, tutti alla luce di questo sole, che poi è un sole che appunto ha un amore per la conoscenza. Soltanto che la cosa incredibile della facciata, che secondo me
è quello che ho voluto fare facendo il video, è che ogni forma, ogni tazia che vi è posta non è casuale e non può neanche essere letta in maniera separata, cioè un'immunologia che legge soltanto il sole o soltanto i fiori non ha senso, bisogna cercare di capire la mentalità del tempo. E vi dico, Leon Battista Alberti scrive il De Pittura nel 1435. Tutto il De Pittura si basa soltanto su una cosa: l'arte deve imparare a rappresentare il movimento. E per noi, che siamo contemporanei, siamo così abituati a vedere immagini in movimento che non riusciamo a capire, perché noi abbiamo la filmografia, il cinema. Allora, invece, perché era così importante? Era così importante rappresentare il movimento perché la natura stessa era movimento. L'Alberti dice proprio che la natura è tutto ciò che si muove. È tutto ciò che si muove. Ora vi volevo leggere un passo, perché volevo cominciare da questo. Così è molto più a tutte le altre cose mortali. Certo, vediamo essere fatale e ha scritto ordine della natura che sempre stiano in moto. E in difforme successo vediamo i cieli continuo innovare sua varietà. Cioè, qua c'è un riferimento al movimento del cielo. E il movimento del cielo è quello circolare. Perché mentre noi viviamo in una terra, nella terra, che allora era considerato tutto ciò che muore e corruttibile, il movimento dei cieli si rinnova all'eterno, perché ogni giorno, il sole rinasce e ridà vita. E quindi cosa viene rappresentato nella parte alta della facciata? Proprio la circonferenza diventa l'elemento chiave, e infatti guardate quante volte è ripetuto. Lui la trova nel rosone centrale, che era preesistente, però è come se tutta la parte alta, che poi assume la forma di un tempio, si sviluppasse per attraverso questi casmi che sono tutte circonferenze. In alto il sole, il rosone, le vele e queste 15 forme stellate. E cosa succede? Succede che tutto parte appunto dal sole, e andando avanti, ancora, qua ci torno dopo, però volevo toccare il momento perché era molto importante. Ecco, vi faccio vedere il processo, quanto è crescita la facciata, perché non mi sono veramente inventata nulla. Se scordiamo, vedete che proprio dal raggio è come se piano piano germogliasse, e poi ancora di più, e addirittura qua ci sono questi altri che vanno da questa parte, questi da quell'altra, come di nuovo a far vedere questo, cioè il sole è proprio il principio generatore e dà vita, crea, e da lì nascono i fiori. Che sono molto simili, se li guardate, a quello che c'era sul timpano, però ancora sboccia e finalmente c'è questo profumo di tantissime. Questa qua l'ho messa perché è lo zodiaco di San Vignato, e guardate la somiglianza incredibile. Quindi di nuovo richiamo al sole, e poi di nuovo tre fiori, se lo guardate. Il primo assomiglia a quello che abbiamo già visto, è molto, non è in sboccio, mentre il secondo è più paffuto, e poi il terzo è uno sboccia. E quindi è come se fosse rappresentato in forme geometriche questa natura in eterna nascita, in eterno rivoglio. E quindi è quello che lui, l'Alberti, fa dire di una chiesa, perché per lui la chiesa deve essere proprio questo, un tempio mio delle delizie, dove mentre
fuori c'è il freddo, il gelo, dentro la chiesa c'è un'eterna primavera. Perché? Perché è la sede della virtù e della ragione, e di quella scintilla che l'uomo ha. Perché cosa succede? Abbiamo parlato di questo giardino fiorito che si rinnova all'eterno, che è contrapposto alla parte bassa, perché c'erano già le tombe, quindi è tutto ciò che è destinato a morire, come la vita umana è, perché la vita umana è caratterizzata dalle tombe, e poi ci sono quelle vele che tagliano le strutture architettoniche, perché le vele sono il simbolo della fortuna, che può essere propizia come era stato per i ruscellari e per i suoi commerci in Oriente, ma può essere anche distruttiva. Quindi tutto ciò che è umano, quindi che è destinato a morire, è destinato a variare, mentre sopra il Tempio c'è tutto quello che si rinnova in eterno. Però l'uomo, e questo è molto importante, è ciò che contraddistingue l'Alberti, ha in sé una scintilla di divinità. Infatti, l'Alberti aveva scelto come suo simbolo l'occhialato che non so se avete presente, ma è un occhio che ha nelle ciglia, invece di avere le ciglia, ha dei raggi come se fosse il sole, perché è quella scintilla che l'uomo, potendo conoscere soltanto attraverso la vista, può avere per risalire alle verità ultime, perché soltanto attraverso la vista l'uomo può conoscere. Quindi vedendo, questo lo scrive Alberti, come un'aquila risale a quella divinità, che è quel sole che splende sulla facciata. E quindi diciamo che nei suoi scritti emerge sempre una concezione della vita come di grande durezza, perché l'Alberti percepisce la difficoltà della vita umana e la descrive nei suoi scritti, ma al tempo stesso, e per questo amava così tanto l'arte, pensa che l'uomo attraverso l'occhio, attraverso l'arte, può riuscire a volare come quell'occhio che come un falco torna alla sua origine, che è il sole. E è questo, diciamo, il significato profondo della facciata, che sicuramente, e me lo auguro, non penso di aver né terminato i miei studi, e sarei contenta se qualcuno li continuasse. La cosa che mi interessa è far passare un messaggio così profondo attraverso delle immagini, perché siamo così abituati a delle immagini che vogliono dire quasi nulla, siamo bombardati da immagini, e invece tornare a una civiltà in cui, per esempio, Alberto aveva scelto questo stemma, e se la faccio fare anche una medaglia con questo occhialato, per far capire quanto in un'immagine invece noi possiamo, attraverso l'arte, tornare alla nostra parte più divina, che ci permette di non morire. E infatti l'arte è ciò che permette ad Alberti di non morire mai. E infatti, per esempio, parla dei ritratti, i ritratti superano la vita degli uomini stessi, ed è ciò che permette a noi di essere divini. Grazie.